dovere e lo facciamo. Nel 2017 sono state fatte circa 10.500 sanzioni amministrative e 127 di queste sono state sono riferimento all'articolo 142, cioè i limiti di velocità. Le sanzioni per il limite di velocità hanno un forte impatto su quella che è la sicurezza della circolazione stradale. Lo stesso utilizzo dei sistemi di controllo della velocità, in particolar modo degli autovelox, non è legata alla creazione di sanzioni amministrative. Il numero che voi vedete ne è l'esempio: 127 sanzioni su 10.523 sono numerosissime, ma questo non significa che l'azione di controllo attraverso lo strumento del misuratore di velocità non sia costante, settimanale. E questo perché comunque deve essere uno strumento di dissuasione, deve essere uno strumento atto a creare un principio di sicurezza nella circolazione stradale e non quello di fare cassa, tanto è che normalmente viene messo su auto di servizio ben visibili con i box preposti. Sono state identificate 52 persone straniere in situazioni dove ovviamente vi erano i presupposti per farlo, cioè non è che andiamo in giro a identificare le persone così, però in 52 occasioni a seguito di situazioni particolari abbiamo proceduto all'identificazione di queste persone che magari stavano importunando, magari stavano, come spesso accade, creando delle situazioni difficili soprattutto nei confronti di quella che è l'utenza debole: anziani, donne e giovani. Sono state effettuate di nostra iniziativa 30 segnalazioni di reato. Sono numeri che di per sé possono dire poco, però nello stesso tempo indicano un nostro costante impegno a 360 gradi. L'attività che vi dico, che vi ho appena detto, cioè le segnalazioni di reato, sono relative a quella che è l'attività di iniziativa. Ovviamente abbiamo anche raccolto quelle che sono altre situazioni inerenti le attività giudiziarie, denunce, querele, che ovviamente però non fanno parte di un'attività di iniziativa, seppur sono fondamentali per garantire quelli che sono i diritti dei cittadini. Sono stati fatti 5 trattamenti sanitari obbligatori e sono stati fatti 1216 accertamenti anagrafici di residenza o informazioni per altri soggetti istituzionali e sono state registrate 564 cessioni di fabbricato, dati particolarmente utili non solo a noi ma anche alle forze di polizia per poter tenere e monitorare sotto controllo quello che è la movimentazione della popolazione all'interno del nostro comune. Volevo poi un attimo sottolineare quello che è il nostro impegno di carattere amministrativo. Piacerebbe a tutti noi, almeno per chi adora questo mestiere come me, passare la maggior parte del tempo in mezzo alla gente. È una cosa che gratifica, è una cosa che rende a volte molto più orgogliosi una stretta di mano mentre si percorre il mercato o quando si prende un caffè, piuttosto che un encomio dato dal sindaco, adesso magari non c'è più, o dall'assessore o da qualsiasi altro soggetto. Purtroppo però, nonostante parliamo di semplificazione amministrativa, ancora qualche passo lo dobbiamo fare, perché la polizia locale gestisce o ha gestito più di 13.500 protocolli nell'anno 2017. Il protocollo dice poco, pensate a fatti che si ricordano. Quel numero che vedete tra parentesi è la percentuale rispetto al totale dell'attività amministrativa del comune. La polizia locale gestisce, lavora il 27%
un quarto dei protocolli che entrano in comune. E questo ovviamente è inutile che mi nascondo, crea sicuramente un enorme lavoro di gestione delle stesse. Il nostro compito è quello di far capire ai cittadini quelle che sono le principali priorità operative della polizia locale, e sono quelle che avete visto prima. Quella è l'attività della polizia locale. Ovviamente legata all'attività generica della polizia locale ci sono altri numeri che vedete qui sovraesposti. Abbiamo capitoli di entrata per più di 115.000 euro l'anno per i permessi di sosta annuale, un introito annuale ovviamente nominale di circa 550.000 euro per le sanzioni amministrative e gestione degli incassi, degli abbonamenti e dei parcometri, che come vedete sono cifre importanti per un bilancio come quello comunale. E poi ci sono anche i capitoli di uscita. Andiamo a vedere come vengono spesi, ovviamente non in maniera diretta questi soldi, però come vengono spesi i soldi assegnati alla polizia locale. Ovviamente non sono tutte le voci, altrimenti vi faccio addormentare, però le principali sono lì. Trasporto pubblico locale, circa 150.000 euro. L'acquisto di attrezzature per la polizia locale. Vi informo che abbiamo da poco acquistato un dispositivo che ci consente di verificare la copertura assicurativa delle autovetture e la loro regolarità sotto il profilo della revisione, e sarà operativo ovviamente in tempi brevi appena ce lo consentiranno. Ci consentirà di fare ancora meglio il lavoro che già stiamo portando avanti, perché il fatto stesso che, come vi ho detto prima, abbiamo sequestrato più di 40 veicoli quest'anno implica che la nostra attività, pur senza il supporto di alcune strutture tecnologiche di ultima generazione, comunque è ben costante. Poi abbiamo le spese per le gestioni dei parcheggi, quasi 170.000 euro, e poi circa 65.000 euro di spese per la segnaletica stradale e per le spese amministrative varie. Spese amministrative varie, per farvi capire, sono spese di notifica e quant'altro. Come vedete, numeri sicuramente importanti. A volte, come si dice, un'immagine vale più di mille parole, quindi se dovessimo riassumere l'attività della polizia locale la vedete così: incidenti stradali, attività di controllo del territorio, polizia stradale, interventi in ausilio dei colleghi della Polizia di Stato. In questo caso specifico vedete un'attività congiunta che abbiamo fatto con i colleghi dei Carabinieri quest'estate, e poi, perché no, come si dice, la gente della Polizia Locale fa un po' di tutto. Beh, noi ci prendiamo cura dei più deboli, anche di quelli a quattro zampe, a nostro modo e con le nostre disponibilità. Come sempre e come tutti, siamo soggetti al giudizio dei terzi. Bene, la qualità del servizio la giudica innanzitutto per prima l'utente, e quindi anche noi, come gli altri settori del comune, siamo stati soggetti a un'indagine di customer satisfaction. Beh, i numeri vi lasceremo poi a disposizione per poter fare le vostre valutazioni. Io ritorno a quello che ha detto prima il dirigente. Lo scopo non è quante persone parlano bene, ma sicuramente quello di evitare che ci siano quelle che parlano male. Quindi il nostro compito, se può sembrare semplice pregiarsi di tanti buoni giudizi, beh, sicuramente ci rende più partecipi ed impegnati a risolvere il fatto che quelle caselline rosse scompaiano. Quindi la nostra attività nel tempo sarà mirata a quello, a migliorare sempre il nostro servizio con le risorse che abbiamo a disposizione. Grazie a tutti per l'attenzione. Ringraziamo
Ringraziamo il dottor Della Gamba. C'era un signore che doveva chiedere una cosa. Sì. Più che chiedono a me, lo vorrebbe chiedere all'automobilista. Abbia pazienza. Allora, se no, praticamente sta facendo la domanda giusta, allora sono sbagliato. Tra quelli 10.500, non so quante sanzioni, ci sono anche quelli per violazione delle norme di comportamento, tra cui quelli sugli attraversamenti pedonali, quindi sulle intersezioni stradali o quant'altro, cioè, quelle non sono sanzioni fatte solo esclusivamente. Certo, ci piacerebbe dire che siamo sempre ovunque, sanzioniamo sempre tutti alla stessa maniera, nel senso l'onnipresenza, purtroppo di un entrino ne hanno fatto uno. E proprio per il resto ci dobbiamo arrivare. No, io le sto dicendo che... Allora, se quando... Ma guardi, io sono sempre abituato... Mi scusi. Io sono abituato che i punti si fanno sempre con l'ostacolo. Allora, a parlare a posteriore, quando nella situazione specifica, allora le faccio un esempio tipico, se lei era così convinto di quello che ha detto, nel momento in cui è accaduto poteva chiedere ai colleghi. Io non penso, le hanno risposto? Cosa le hanno risposto? Perfetto. Ma lei lo sa che non l'hanno fatto? Ma le hanno... Guardi, abbia pazienza, se lei però ascolti questo discorso, ben venga, perché il discorso che faccio è il cittadino, può esprimere sicuramente sempre le sue opinioni, però le vorrei fare un esempio tipico. Se lei al posto mio ci fosse, non parlo dei carabinieri, ma le parlo, non so, della Guardia di Finanza, se lei mi dicesse o guardasse nel momento stesso in cui viene fatto l'accertamento da una parte, dice no, ma però perché quello là? Allora, il discorso che le faccio io è probabilmente il collega della Guardia di Finanza le direbbe la stessa cosa, cioè se potessimo controllare tutto probabilmente non serviremmo. Buonasera. Allora questo diciamo rilievo che fa il cittadino, io allora innanzitutto le volevo dire una cosa, che come lei sa i verbali, gli agenti hanno 90 giorni di tempo, no? Quindi lei non può sapere se in quel momento stavano facendo magari il verbale preavviso di accertamento per un certo tipo di violazione, lei non può sapere con certezza se magari l'altra sanzione sia stata emessa o no. Comunque, a parte questo, io invito i cittadini che devono fare delle segnalazioni e anche sollecitare magari un'azione di controllo sul discorso della, diciamo, della sosta su prestrisce eccetera eccetera, anche a farla in maniera non solo verbale diciamo all'agente che in quel momento lei ha visto, ma anche ai superiori e anche eventualmente al sindaco, perché per esempio il sindaco, facciamo proprio il caso del comune di Falconara, molto spesso riceve delle segnalazioni dei cittadini con cui i cittadini invitano il sindaco a intervenire su certi fenomeni, per cui magari invece di deprimersi, perché magari uno dice guarda te l'automobilista è maleducato, i vigili non intervengono, non fermatevi a fare la segnalazione al vigile che magari in quel momento fa il lavoro che magari aveva programmato, gli era stato comandato magari una settimana prima, perché poi naturalmente ci sono dei programmi di ordini di servizio e dei programmi di attività, per cui il vigile magari in quel giorno lì aveva il comando di andare a fare determinati tipi di controllo. Allora, se voi avete una esigenza, segnalatela sia verbalmente al superiore
e anche il sindaco, anche per iscritto, fate due righe scritte e poi vedrete che qualcosa magari si muove, perché magari un certo tipo di controllo che, come ecco quella lì, la sosta sulle strisce, che magari in quel momento, in quel mese o in quel periodo non viene fatto, perché non è che si controlla tutti. Poi io volevo anche dire una cosa, poi lascio la parola, come aveva detto il dottor Amici, il discorso del quadratino rosso. Noi abbiamo un certo tipo di, cioè la nostra intelligenza, proprio la nostra mente è più abituata a prestare attenzione alle cose negative che alle cose positive, per cui noi magari ci siamo, adesso abbiamo prestato l'attenzione al rosso e non abbiamo prestato l'attenzione magari nel rosso dove abbiamo, c'era scritto 2, abbiamo dato più peso al rosso dove c'è scritto 2 che magari al verde dove c'era scritto 15 o 20 o 30 o 40 giudizi positivi. Io ho capito che, per carità, dobbiamo sempre tendere a un miglioramento eccetera, dobbiamo sempre giustamente guardare quello che non va, però magari nell'ambito di un'attività di polizia locale che, come ha detto il collega, diciamo emette, produce 10.000 verbali, ecco, diamo peso sì al controllo che non è stato fatto, ma guardiamo anche a quello che è stato fatto. Per cui ecco, l'invito veramente anche a sollecitare anche il superiore e anche il sindaco, poi magari vede da dopo, se un mese o due o tre non si, diciamo, non ha nessun effetto la sua segnalazione, allora magari può diciamo fare una critica un po' più mirata. E adesso lascio la parola, come avevo detto, al dottor Amici, che voleva fare sì. Sì. Dica. Lei da poco che sì, da maggio. Da maggio. Sento che lei dice che se qualcuno vede che qualcuno fa il tuo secondo avviso, sì, addirittura deve fare un scritto al sindaco, a parte in 10 anni 5 incontri è andato via dopo 10 minuti. Quindi già questo fa spiega che è un stava qui era inutile che ci stavamo noi qua, visto c'è mezzo comune qua. No, certo. Quindi voglio dire. Scusi, ma lei ci dividiamo da lunedì al sabato, sì. C'è avuto mai un centro? No, allora. No, un attimo, io abito a Chiaravalle, allora. Allora io abito a Chiaravalle, io non ho detto che uno deve scrivere eccetera, io ho detto no, bisogna che un attimo me, no? Si sforza di capire perché magari non sono chiara. Io ho detto che se nel momento in cui uno vede il vigile che fa una multa per una cosa e non sanziona magari le macchine che stanno sopra le strisce, fa l'osservazione verbale come è successo quel giorno e il vigile vede che non sta facendo niente, continua magari a fare le macchine, per esempio ne dico una, la violazione per il discolare o per altre cose, e quella non le vede, non vi fermate a fare la segnalazione solo al vigile che interviene, fatela anche al superiore e anche al sindaco. Poi se dopo aver parlato con anche il superiore e anche il sindaco non si muove niente nel giro di 3-4 mesi, allora uno procede per gradi. Io questo volevo dire, non vi accontentate perché magari voi non lo sapete perché quel vigile quel giorno non guarda, non sanziona la macchina sulle strisce, ma c'è un motivo, perché ripeto, il vigile che quel giorno lì fa una determinata azione, magari come dite voi, poi la gente pensa no, quello non ci voglia, invece magari c'è un altro motivo, ecco, solo questo. No, i vigili sono 25, non sono, ma ci sono. Vabbè, ci sono 5 che non sono fuori, ci sono. No, basta, cioè, ma avete capito, adesso lascio la parola ai tuoi amici come avete promesso. Grazie per tutto. La risposta alla domanda del cittadino, ma di tutti voi cittadini che ci vogliono subito la situazione della benevista, si chiama carte di servizio. Io faccio parte di un organismo regionale che è stato istituito come legge regionale nel 2009, il Comitato Regionale delle Associazioni di Consumatori Evidenti, che in base al codice del consumo devono tutelare le carte di servizio, voi, le vostre famiglie, i vostri figli. Purtroppo da quando sto in quel tavolo non mi chiama mai nessuno, non ci chiama mai nessuno, nonostante che la legge lo impone.
Abbiamo una legge, l'articolo 2,461 della legge finanziaria 2008, al quale ha fatto seguito la conferenza ratificata Stato-Regione, quindi voglio lei perché lei ha fatto parte della nostra regione, che purtroppo non osserva nessuno. Che cosa dice questa legge? Dice che quando la pubblica amministrazione, compreso l'ente locale, compreso il comune, lei parlava prima di gestione di un servizio, quando la pubblica amministrazione dà in gestione un servizio, deve garantire che ci siano le carte di servizio, che devono essere fatte secondo la norma, con degli standard specifici e generici di qualità dei servizi, ma devono essere fatte con il coinvolgimento delle associazioni di consumatori, che non avviene mai. Io devo fare diffide alle pubbliche amministrazioni, all'ASO, e questo mi rivolgo di nuovo a lei, perché la GENAS e l'ANAC hanno fatto uno studio recentemente, hanno parlando delle carte dei servizi nel settore sanitario, forse quello che è dedicato, quello che è importante, ha detto che le regioni sono state latitanti, compresa la nostra, perché a differenza della Toscana, che si è messa subito in movimento quando nel 1994 questa norma esiste da 23 anni, è il DPCM 27 gennaio 1994, la direttiva Ciampi-Cassese, Cassese lo conosciamo tutti, è uno dei massimi esperti di vita amministrativa, aveva disciplinato l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di fare l'elenco dei servizi, vedere quali servizi erano, i soldi dei cittadini chiaramente, che devono essere servizi di qualità, pubblicarli sui siti, questi elenchi, e per ognuno di questi fare la carta dei servizi. Ma in queste carte dei servizi ci devono essere gli standard di qualità minimi, generici e specifici. E questi standard di qualità devono essere violati ogni anno, ma non devono essere autoreferenziali fatti dalle pubbliche amministrazioni. E qui il gioco, l'importanza e la carenza grave in questa regione. Devono essere fatti con gli stakeholder. Questo lo dice la CIVITE, che è la Commissione di Indipendenza, Valutazione, Integrità e Trasparenza nella pubblica amministrazione, lo dice con delle direttive che voi dovreste conoscere bene, l'ho mandato, ho fatto uno studio, l'ho mandato a tutti i comuni delle mani, la direttiva numero 88 del 2010 e la numero 3 del 2012, che purtroppo non vengono rispettate. Questo è bellissimo, perché se noi esistiamo, se la legge sul consumo che viene dalla legge europea ha imposto, ha attribuito a noi associazioni un ruolo di tutelare i cittadini, non applicare queste leggi, ci facciamo del male da soli tutti noi, perché queste leggi esistono nel trasporto pubblico ferroviario, nel trasporto pubblico locale, nella raccolta dei rifiuti. Io devo fare diffide alla giunta Regione Marche, a Trenitalia per convocarci, nonostante ciò hanno fatto la carta dei servizi 2017 per l'Italia senza convocarci, poi leggiamo tutti i giorni sul giornale che i servizi ferroviari non funzionano, è certo. Chi li controlla gli standard di qualità di Trenitalia? Dovremmo essere noi a essere là, vigili, a monitorare, non ci chiamano. Questo vale per l'Iliata, rifiuti, dobbiamo fare delle diffide alla provincia. Chi dobbiamo? Noi, a Comarca. Perché le altre associazioni ci sono oggi? No. C'erano ieri all'ASO Comarca quando io ho incontrato il responsabile della commissione dell'ASO? No. C'era Fabio Amici, il presidente Carlo Cattavelli, c'è venuta cittadina Sabino che ti ho spinto. Ecco quindi la necessità di conoscere queste leggi, che sono importanti. La conferenza Stato-Regioni del 2013 ha previsto, ed è impensiva, la necessità di fare degli accordi con noi l'abbiamo detto, aspettiamo. Il Comune d'Ancona l'aveva fatto su alcuni servizi, ha iniziato a lavorare, ma io non c'ero ancora, non mi occupavo di questi temi, ha iniziato a lavorare seriamente, ha fatto un lavoro per 2 anni, poi stop, finito. L'ATA dei rifiuti di Ascoli Piceno, lo stesso, ha fatto un tavolo con l'associazione, appena è entrata in vigore questa legge, nel 2013, ha lavorato qualche mese, poi stop, tutto fermo. È possibile che io solo devo attivarmi, fare diffide, fare segnalazioni, voi lo sapete, che avete ricevuto anche voi, no, i miei inviti, i miei studi che ho fatto su questi temi, è importante, perché poi la normativa sapete cosa prevede. E questo va applicato, per esempio, le regioni dovevano essere parte attive in questo settore, parti attive, sono state latitanti, soprattutto la nostra, la regione Marche, a differenza della regione Campania, che per esempio delle carte dei servizi sociali, parliamo dei sociali, disabili, poveri. La legge 328 del 2000 prevede l'obbligo di emanare le carte dei servizi sociali, le carte della cittadinanza sociale, non ce l'ha nessuno nella nostra regione, compreso che non partenariato, non è che voi non c'è nessuno, pochi. E la regione Calabria, per esempio, Campania, se uno parla della Campania, Campania, ha dato direttiva a tutti i comuni nell'anno 2004, allora prima, scusi, nel 1900, subito dopo l'entrata in vigore, da 20 anni, ha dato la direttiva a tutti
gli ambiti territoriali e sociali della Calabria a tutti i comuni, li ha aiutati. Lo schema dei servizi sociali è collettivo, aiuto io. Come ha fatto la Regione Toscana nella sanità, ho detto ieri all'ASO, ho scritto alla Giunta, la Regione si deve muovere. Avevamo un accordo con il professor Di Stanislao, dovevamo iniziare a lavorare a ottobre 2017, si è dimesso, forse perché la Giunta non voleva realizzare, non voleva portare avanti un tavolo con le associazioni. Per le carte dei servizi della sanità sono andate sul sito dell'ASO, anche della stessa Regione, se adesso hanno pubblicato finalmente quali servizi erano raggiunti, l'ha fatto perché abbiamo spinto. 25 servizi, possiamo aprire il sito, di questi 25 servizi le carte dei servizi oggi ci stanno lavorando. Allora andiamo più forte, siccome si parla di sanzioni, questo DPCM del 1994, l'articolo 3, siccome l'ha fatto uno dei massimi esperti di diritto amministrativo, che è l'avvocato Moneta, qui è avvocato dello Stato, che conosce Sabino Cassese, ha fatto questo direttivo, e ha previsto che le pubbliche amministrazioni, tutti i cittadini, specialmente in Italia, se non metti delle sanzioni, purtroppo questa è una norma molto importante per i cittadini, ma per le pubbliche amministrazioni un pochino, perché? Perché se non si rispetta lo standard di qualità di servizio ci deve essere un indennizzo al cittadino, un indennizzo forfettario. Nelle carte dei servizi sociali la Regione Campania, sapete quanto ha messo? Io sono rimasto meravigliato anch'io, 50 euro nella Campania per le carte dei servizi sociali, che noi neanche ce l'abbiamo ancora. Se non si rispetta lo standard di qualità, il cittadino ha diritto a un indennizzo, ma è giusto, perché la pubblica amministrazione utilizza delle risorse nostre e deve garantire dei servizi di qualità. E come si fa a capire qual è la qualità? Il legislatore ha lavorato, ci ha dato da fare, ha dato le linee guida nella sanità, nella raccolta dei rifiuti, nei trasporti. Poi andiamo a vedere, andiamo a studiare, ecco che c'è bisogno di questa scuola, perché il cittadino deve sapere queste leggi e poi per pretendere il proprio diritto. Andiamo a vedere queste leggi, la realtà non ci sono. Non è solo una carenza vostra, è una carenza generale. Sai, io l'ho fatto di fila, tu non sei di Gaglia, ho fatto vinto. Comunque voglio dire, la carta dei servizi sono importanti, adesso con la legge attiva tra l'altro c'è proprio l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di ascoltare i cittadini, ma le indagini di customer satisfaction non devono essere fatte dalla pubblica amministrazione che non ci conosce i dati di banco, devono coinvolgere gli stakeholder con le modalità di rilevazione dei dati. Per fare sondaggi di qualità bisogna coinvolgere la situazione del consumatore, non ci chiama nessuno. Quindi noi abbiamo adesso scritto a tutte le pubbliche amministrazioni sanzioni per i dirigenti a titolo provocatorio, ho mandato ieri, poi ci sono delle assenze, altre no. Quando la pubblica amministrazione, dico questo poi lascio, ogni anno la pubblica amministrazione, come ha detto lei, giustamente ha detto, fatto bene a ricordarlo, ci sono le consultazioni pubbliche sugli aggiornamenti dei piani triennali di prevenzione della corruzione, questo vale per l'ASO, vale per la regione. Quanti danno dei suggerimenti? Potrebbero essere l'università, potrebbe essere esperti, studiosi, no, io ho dedicato dei giorni interi a scrivere alla regione, alla giunta, ai comuni, ho mandato una lettera a tutti i comuni delle Marche, perché giustamente questa occasione dell'anno che ci è data dalle leggi, dalla anticorruzione, di dare suggerimenti, proposte sul piano anticorruzione, ma prima il cittadino bisogna formarlo, e noi l'abbiamo detto, non basta una giornata della trasparenza all'anno, in sintesi, no. La CIVIT raccomandava già con la delibera 105 del 2010, siamo nel 2010, siccome la CIVIT è composta da persone che hanno qualità, io ho fatto la scuola superiore della pubblica amministrazione, ho avuto la fortuna di conoscere il professor Inna, una persona qualificatissima, ha previsto la CIVIT già nel 2010, che se il cittadino non lo formi, non fa i convegni, dibattiti, forum su queste norme, ci troviamo con un costo enorme, un aggravio enorme per le pubbliche amministrazioni, per pubblicare questi dati, per fare l'amministrazione trasparente. Ma poi chi è in grado di vedere quei dati? Chi è in grado se non formiamo il cittadino? Questo lo dice la CIVIT, lo dice proprio sul piano nazionale di corruzione, l'allegato 1, B15, B117, bisogna fare azioni di sensibilizzazione, formazione alla società civile su queste strategie, ma non basta un giorno. L'ambito territoriale sociale, dottor Fumetti, io sono anni che dico alla crisi, bisogna che fa la giornata della trasparenza dedicata esclusivamente all'ambito. Non basta mezz'ora, una volta all'anno poi ci vediamo, perché l'ambito, secondo anche l'autorità nazionale di corruzione, utilizza delle risorse nuove. E c'è anche quello settore, insomma, a rischio. Quello dobbiamo percepire questo allarme, corruzione, criminalità organizzata, per esempio. Ormai è emerso dall'indagine, c'è un legame stretto fra criminalità organizzata e un
funzionari fedeli delle istituzioni, politici fedeli. Questo lo dice Cantone adesso a novembre del 2017, lo dice la direzione investigativa antimafia. E noi avevamo la legge Regione Marche del 2014, mentre Macri, i procuratori gridavano l'allarme qui della criminalità organizzata nella nostra regione, non è più l'Isola Felice, Palumbo, da peso. Diceva che ora che facciamo l'osservatorio sulla criminalità organizzata nelle Marche. Poi venga a scoprire che c'è una legge del 2014 che prevedeva un osservatorio con i prefetti, i questori, l'università, la Corte dei Conti. Non è stato fatto nulla e nessuno l'ha denunciato, nessuno si è reso conto. Poi a luglio hanno abrogato questa legge, adesso hanno fatto un'altra con le istituzioni di un organismo per contrastare la criminalità organizzata, per la cittadinanza responsabile. Noi siamo lì a scrivere quando partite con questa legge. Perché c'è una società che purtroppo dorme nella nostra vita. Vi faccio un altro esempio, poi vi lascio, perché noi stiamo vivendo, io sto vivendo questo fatto. Convegno sulla sanità, l'anno scorso, due giorni all'università, i massimi esperti di sanità, no? Dirigenti della Regione Marche, il professore Mastro Vincenzo, docente universitario, due giorni. Nessuno si era accorto che l'ARS, l'Agenzia Sanitaria Regionale, non aveva ancora nominato responsabile della corruzione, non aveva un piano anticorruzione. Come nessuno si era accorto con l'Erdogan, società partecipate, questo dovete essere voi a controllare. L'Erdogan adesso sarà un responsabile della corruzione e c'è da verificare se aggiorna il piano, questo è il compito vostro. Non aveva il piano della corruzione. C'era la commissione, il Consiglio regionale sul caos della nostra Erdogan, ma nessuno si è posto il problema. È tenuta a osservare queste cose. E sì, forza di scrivere adesso sono responsabili della corruzione, non c'è l'ARS. Ma poi ci devono aggiornare il piano anticorruzione, lo stanno facendo l'ARS, dove il professor Stanislao si è dimesso. La dottoressa di Furia della Giunta, dirigente generale con uno stipendio, non so di quali. Vabbè, lasciamo stare lo stipendio. Si sta preoccupando di aggiornare il piano anticorruzione, oppure aspetta forse quella norma? Aspettiamo risposta, l'abbiamo scritto. È un obbligo di legge. E quindi noi dobbiamo formare una squadra di cittadini attenti, vigili su questi temi. Non devo essere solo, perché io non ce la faccio più, sono 4 anni che dedico questi temi, giornate, non mi paga nessuno. Io vorrei che fossero tanti, sempre più. Come avviene in altre regioni, scuole di cittadinanza attiva in Toscana. In Toscana la regione è stata molto più attenta a questi temi. La regione in Toscana ha fatto un protocollo con l'università di tutta la regione per insegnare ai cittadini e all'associazione queste nuove norme, come si contrasta la corruzione. Qui abbiamo chiesto un tavolo con la regione, il professor Ceriscioli ha aderito con i prefetti per fare un tavolo qui sulla nostra regione. Abbiamo proposto io, della Roma ce l'hanno consentito, sono 2 anni che navighiamo con le attese, hanno chiesto un parere al Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Interno ha chiesto un parere all'ANA, adesso il parere è arrivato e io ho telefonato anche questa mattina al Ministero dell'Interno, al prefetto Cicala, dico allora aspetto la risposta del vice prefetto dottor Pinuzzo, il quale ha detto amici, sta facendo un lavoro enorme, allora diamoci da fare, è possibile che questo parere per fare questo tavolo sul contrasto della criminalità organizzata nelle Marche, quando c'è stata l'ultima notizia sui giornali, novembre 2017, Banca delle Marche, 5 milioni di euro dati a ditte della criminalità organizzata, ma non spaventa queste cose. 5 milioni di euro dati a ditte della criminalità organizzata, ma siamo anche a peso. Ludovica ha chiesto un'interrogazione parlamentare, io alla Giunta, come mai questa legge del 2014 non ha dato seguito? Grazie. Dottor Amici, praticamente nel suo intervento ha sollevato altri temi, perché qui, dottor Amici, noi stiamo parlando di prevenzione della corruzione, quindi della criminalità organizzata, è un altro argomento, non è come quando uno scorofo, cioè è un altro tema. Infatti. Allora volevo dire no, perché no, la corruzione che noi qua siamo chiamati a prevenire non è, diciamo, è l'abuso della propria posizione per fini privati, quindi è, diciamo, una nozione più ampia, da una parte più ampia e diversa dalla criminalità organizzata. Quindi questa io volevo dire, dottor Amici, come voi avete capito, ha, diciamo, una desideri anche questioni, diciamo, diverse dal nostro. Noi come comune di Falconara
faremo questa cosa che abbiamo detto. Abbiamo già pubblicato e approvato molte carte di servizi. Nel 2018 una delle prime carte di servizi che sarà messa in consultazione sarà quella dei servizi sociali. Continueremo, metteremo in consultazione, naturalmente queste cose avverranno tra i mesi di febbraio e marzo, il nuovo piano della produzione, e poi per quanto riguarda gli altri argomenti che diceva il dottor Agnelli, è un po' come quando io ho studiato tanti anni fa, mi ricordo, feci l'università una volta in un corso post laurea. E sa, ero giovane, studentessa, uno studiava il diritto, tutto quanto, e poi la realtà, quando cominci ad avere 25-26 anni, ti accorgi che cammina diversamente, non è quella dei libri, non è quella di Cassese che abbiamo conosciuto, non è quella del professor Inna che è più giovane, ma comunque d'Ancona insegna queste materie, insomma, performance, eccetera. Se ti accorgi che l'università, cioè che tra il diritto e la realtà c'è un divario molto grande, e allora quando sei giovane ti spaventi, perché hai 25 anni e 26 anni e devi cominciare a lavorare. Allora andai dal professore e gli chiesi, professore, era un professore di diritto ambientale, l'ambiente è una materia nuova ed è una materia veramente tosta, ed è una materia in cui tra la legislazione e la realtà il divario è molto grande. E allora gli chiesi, mi ricordo, professore, ma qua come si fa a cominciare a lavorare, come si fa a sporcarsi le mani? E lui mi disse, bisogna lottare per il diritto. Il diritto è una cosa che va conquistata, è una lottata. E allora praticamente noi con questo insegnamento, io mi ricordo che dici, va bene, allora io comincio a lavorare e lotterò con le forze mie, con quel poco che posso. Il comune di Falconara non può affrontare gli argomenti, no, che diceva lei, la criminalità organizzata, eccetera. Noi facciamo il nostro, noi nel 2018 facciamo qualche carta di servizi, aggiorniamo il nostro piano, popoliamo il sito, implementeremo i servizi digitali e daremo informazioni ai cittadini. Può darsi anche che faremo anche, perché bisognerà cominciare a fare, come dice Amici, bisogna cominciare a fare informazione. Io non so chi è più anziano, se ricorda, vi ricordate il maestro Manzi? Ve lo ricordate? Le lezioni, il maestro Manzi era bravissimo, il pomeriggio alle 5 la gente che smetteva il lavoro si metteva a guardare, hanno preso la quinta elementare e poi insomma anche con le lezioni fatte in televisione del maestro Manzi, che era, insomma, secondo me era un'autorità. Noi dovremo cominciare forse anche come comune eccetera a non so se abbiamo le persone come carismatiche, anche brave come quel maestro, però effettivamente anche a alfabetizzare i cittadini, anche come il maestro Manzi, perché come dicevamo oggi prima di questo incontro ci siamo confrontati con l'ingegnere Peselani, la cittadinanza, anche la cittadinanza digitale è un'abilità, una cittadinanza che non è che ti viene data come quella anagrafica, te la devi conquistare con la competenza e te la devi conquistare con la informazione, come quella volta è capitato per gli italiani con l'alfabetizzazione scolastica del leggere e scrivere. Quindi forse però su questo non so se avremo la forza, perché bisogna ci abbiamo qua una sede che è adatta. Facciamo qualcosa di simile, la sede c'è, ci vuole. No, ma non è anche questione di competenza. Ecco, qualche cosa può darsi che faremo. Ecco. Sì, la domanda la fa. Inventa niente, si basa su leggi dello Stato. No, non ho detto che inventa. No, io sono stato come te.
questo è importante. Perché come le fate voi, le fate quindi ancora le fasce di gaia, perché l'abbiamo tutti, sono fuori legge e che non prevedono gli standard di qualità dei servizi generici e specifici, non prevedono gli indennizzi in caso di mancato rispetto, sono delle pagine gialle, quindi quel lavoro che state facendo, fatelo bene, voi congete noi, perché altrimenti fate un lavoro che non serve a nulla, le pagine gialle sono irregolari. Allora, amici, io la prossima carta servizi viene, sarà messa, ve la manderemo e sarà messa per le osservazioni. No, sulla carta servizi. No, ascolti, ma lei non è che mi deve dire la cosa fuori, lei mi deve dire alla carta servizi che noi le manderemo. Lei mi deve dire, ci deve aggiungere questo e quest'altro, a mio avviso. Ho capito, ma ascolti, quando lei scrive, no, se lei scrive una cosa che è tanto lunga, lei bisogna che fa l'osservazione precisa. Dice, io desidero che sia una o due paginette, che siano inserite queste stazioni. Io non l'ho visto, non l'ho visto. Devo contenere di standard, di qualità, generico. Vabbè. Ad ognuno di questi standard, se non viene rispettato, ci deve essere un indennizzo forfettario. Dottor Amici, ascolti, come il Consiglio Comunale, quando la minoranza non fa una proposta, fa l'emendamento, eccetera, fa l'osservazione, dice si propone questa cosa. Le vostre carte di servizio sono di questo. Questa è una critica, non è una proposta. Lei ne deve fare una proposta. Prima c'ero il dottor, c'ero il dottor, c'ero il dottor. Punto, non è soltanto quello. Dove è stato osservato? No, ho capito, però io le chiedo cosa bisogna aggiungere secondo lei? Devo fare il corrotto di statistica, che te l'insegno. Dopo ascolta, mi dispiace però a una certa che sarebbe l'orario della persona del venerdì. Che ore sono? Ecco, a 30 chiudiamo perché dobbiamo chiudere per forza. Buonasera a tutti, mi presento Marinaccio Matteo, candidato sindaco per l'Insieme Civico. Allora, innanzitutto 5 giorni sulla trasparenza dopo 10 anni di amministrazione mi sembra pochissimo. Ma io sono qui stasera per far presente per l'ennesimo anno che il Consiglio del Comune manda la famosa carta per la polizia locale. E questo è gravissimo. Perché il cittadino deve sapere tutte le attività che svolge la polizia e quello che ha intenzione di fare. Deve essere al corrente di tutto, dalla mattina alla sera. Un attimo solo, quindi non vedo un appunto. Allora, la carta di servizi vuole rappresentare uno degli strumenti basilari nel processo di trasformazione del corpo di polizia locale in una moderna qualificazione di servizi nonché un obbligo di legge. Efficiente ed orientata all'organizzazione del cittadino. I requisiti ispiratori della carta garantiscono agli stessi cittadini la piena fruibilità dei servizi, la trasparenza della gestione e un'adeguata informazione dell'attività di pubblico interesse. È una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994. Principio all'erogazione dei servizi, articolo 11, decreto legislativo 286/199, modificato dall'articolo 28, decreto legge del 2009. Partendo da questo assunto, Insieme Civico Falconare chiede di vedere pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Falconara, sezione amministrazione da fare la carta del servizio da polizia locale, area sicurezza, infortunistica, video sorveglianza, decoro e territorio, commercio edilizio, affinché i cittadini destinatari di servizi o disservizi vengano informati o coinvolti nel processo di valutazione dei servizi erogati, in questo caso la polizia locale, attraverso il canale della trasparenza, del lavoro esistente, funzionamento e organizzazione. So poi l'occasione che la mancata divulgazione sottoposta, visto che qui abbiamo il comandante della polizia locale, a sanzioni amministrative o disciplinari che prevede questa istituzione. Sono in possesso anche della sua somma da guardanti, quello che percepisco, diciamo. Però da quello che io come sindaco
candidato o di seguire la cittadinanza di Falconati un opuscolo dove il cittadino doveva dire la sua. La prima parola che per loro è la cosa è la sicurezza, che loro non vedono di cure, carenza di servizi, carenza di personale e divisa, carenza di tutto. E questo è quanto vorremmo fare una seconda domanda al signor Sindaco, che purtroppo deve andare per problemi di lavoro e non si può fare in assenza di coloro. Quindi chiedo di sensibilizzare più sicurezza anziché di tenere più personale d'ufficio. Dopo veniamo a conoscere che questa amministrazione ha assunto altri 3 vitti part-time che costa all'amministrazione 100.000 euro l'anno. È una cosa grave quando già il numero esatto passa a impiegarli come previsto dal regolamento. Se si trovano soldi da spendere, diamo un'attività tipo un centro di persone con handicap dove ci sono persone che non percepiscono stipendi da mesi, anziché di spendere questi soldi a mio avviso pubblici. Quindi non vuoi una risposta. Grazie. Sì, ma ha chiesto la parola al signore, poi il signore, poi alle 18.30 chiudiamo. La risposta a lei è una risposta, diciamo, politica che noi non... adesso qua in questa sede magari la manderemo, metteremo una... No, adesso no, perché non, o l'argomento lo sviluppiamo bene oppure non lo sviluppiamo. Un attimo che allora il signore fa un intervento, l'altro, poi magari ecco, manderemo una risposta al signore. Ciao Marco. Ciao, come stai? Grazie. Mi sono brichiato. Tutti ci brichiamo. Dell'Associazione Amici della Trasparenza e ho partito, io sono consigliere comunale di Senigallia, di opposizione, e ho partecipato sia alle giornate di Senigallia, di Falconara, la giornata d'Ancona, le giornate regionali, che appunto mi occupo della trasparenza. Devo dire che questa non è quella combinata peggio di tutte quelle che ho visto, anzi, rispetto a Senigallia siete già a uno standard più elevato, quindi siete, l'avete preparata meglio rispetto a Senigallia, questo l'ho detto per vostro merito questa volta. Santi di giorno, scusate, non sono presentato. E quello che volevo dire è che all'interno del piano di performance, che è stato passato molto velocemente, a parte il ritardo, qualcuno ha fatto vedere 6 mesi dopo, però tanto le prestazioni si misurano una volta terminato l'anno, quindi gli atti deliberativi vanno successivamente, non è quello il problema. Il problema è che non avendo avuto le carte dei servizi redatte, fissare degli standard, degli obiettivi della giunta, senza sapere quali sono le cose primarie da fare come servizio, comunità operativa, chiamiamola come volete, all'interno dell'amministrazione, vuol dire che sono delle performance virtuali, cioè vengono date dall'amministrazione, nel senso che quest'anno mi devi raggiungere questo risultato, senza valutare se era già implicito come attività che doveva svolgere quel servizio dell'amministrazione. Quindi ho già richiesto alla mia dirigente di non liquidare nessun raggiungimento delle performance, anzi di recuperare tutti quelli dal 1994 ad oggi, perché dateli decisamente, sempre per il fatto che fino ad oggi non sono state mai redatte le carte del servizio, quindi senza avere un metro di misura a cui aggiungere le performance, io non posso dare delle performance, perché le performance si misurano in base alla base lavorativa, quindi per migliorare il servizio offerto al cittadino. La cosa che invece mi è dispiaciuta molto a questo incontro è quello che ha detto il sindaco nella sua relazione introduttiva, relativamente al fatto che il nostro sindaco sia stato indagato per alluvione del Senigallia e che vorrebbero che i sindaci fossero tutelati. Io non dico che i sindaci non devono essere tutelati, perché sono esseri come tutti noi, quindi a me dispiace quando uno viene indagato e poi procedimenti penali come che siano. Non si sa mai come vanno a finire, sono le proprio da prendere alla leggera. Ma chi tutela i cittadini quando poi succede un'alluvione, che perdono tutto quello che hanno, ci sono dei morti?
perché non sono stati fatti quegli accorgimenti, piano di, parlo del piano di protezione civile, redatto, ma inapplicabile, per esempio, l'inapplicabilità, e quindi che non poteva essere avvisata la cittadinanza che stava arrivando un evento alluvionale. Cioè, queste sono cose gravi, come quando tu fai un programma e non lo puoi applicare. Quando manca coordinamento con i vigili urbani, che mandavano le persone dalla parte opposta di dove dovevano andare per non incorrere nei problemi dell'arrivo dell'acqua. Poi queste sono responsabilità amministrative, da cui il sindaco in nessun modo si deve sottrarre. E quando ha fatto un piano della protezione civile, questo deve essere eseguibile. Se sul piano della protezione civile c'è scritto che la popolazione va avvisata con le sirene, che non sono state installate le sirene, ma come l'avviso? Cioè, voglio dire, dobbiamo renderci conto che l'amministrazione, quando fa un programma, un piano, bisogna che sia applicabile, come le carte dei servizi, bisogna che siano tradotte, e da lì è la base di partenza. È stato fatto un piano di protezione, quella è la base, di anno in anno va migliorato attraverso il miglioramento continuo della qualità, e lì poi si possono dare i benefici. Grazie. Signore, no, per solo una precisione, perché naturalmente, venga signore, venga qua. No, una precisazione, c'è il sindaco, no, diceva che nel comune di Falconara non ci sono stati né amministratori né dipendenti imputati o condannati per reati di tipo corruttivo. Quindi è questo un fatto positivo, perché diciamo, come sapete, moltissimi sindaci e moltissimi anche dipendenti negli ultimi anni sono diciamo tale, ma anche altri eventi, diciamo, sono stati arrestati, anche ci sono state condanne per reati di tipo corruttivo. E poi, come presidente dell'ANCI, ecco, ha parlato di altri tipi di reato, però diciamo lì parliamo di, no, un omicidio colposo, parliamo di il sindaco di Mantova addirittura, insomma, di molestie, quindi voglio dire non è l'argomento nostro. Adesso do la parola al cittadino di Falconara. Sì, sono cittadino di Falconara, vecchissimo, forse sarò più vecchio di qua dentro. Dai. No, taglio. Allora, il discorso è questo, tutto questo va bene perché mi dà la possibilità eventualmente di andare a vedere se tutto, la trasparenza, non metto lingua. Io voglio dire questo però, che Falconara è diventata una città sporchissima. Io adesso la colpa di chi è e di chi non è, non lo so. Mi si dirà a me che dice, ma sa, c'è stati i tagli, c'avevo meno personale, e io sono d'accordo con quel signore là che è candidato sindaco, dove ha detto fanno tutti generali, però mancano quelli che lavorano, che sta sulla zona. L'unica cosa positiva che c'è stata a Falconara negli ultimi tempi è la pattuglia dei carabinieri, che devo dire la verità, siccome io conosco tutti i cantucci di Falconara, perché so uno che va, cammina, fa le passeggiate, sempre fatto, ho fatto l'autoferro tranviere prima, e poi dopo, quando sono andato in pensione, mi sono messo la tuta, una volta al mare, una volta su montagna. Falconara è diventata una città sporchissima. Gli amici miei che viene delle volte nel periodo estivo, veniva a fare vacanze qua, ha detto non si riconosce più, è vero. Allora io cammino sul marciapiede, devo stare attenti con gli escrementi dei cani. A chi tocca andare a vedere se questi hanno l'attrezzatura per raccogliere gli escrementi? Io non ho niente contro gli animali, anzi, però voglio dire, a un certo punto anche io ho diritto come cittadino e pago le tasse, la TARI, tutto quello che volete, e alla fine devo avere anche io il risultato, sia dovevo essere rispettato. Poi non parliamo della rifiuti differenziati.
gente che butta dentro il vetro, tutto di più, che si può dire? Io gli ho fatto osservazione, ogni tanto mi ha detto lei si faccia i tavoli suoi e basta, io pago le tasse, mi ha detto una che aveva fatto gli escrementi per terra. Perché, dico, non c'è la legge, che se questi non hanno l'affaretto dietro per raccoglierla, gli si può fare multe? Scusa, scrivo al sindaco, questi 4 metri di multa, questo. Siccome io sono del 1936 e Falconara l'hanno conosciuto bene, conosco tutte le persone, gli ho detto, la sicurezza è l'unica cosa positiva, è che vedo spesso, perché io ci vengo anche la sera alle notte, perché un'altra cosa che ci ha insegnato alla gente a essere ipocriti, ossia no, ma non avevi paura, ma che c'hai paura? La sera a Falconara dopo le 8 non c'è più nessuno, per quale motivo? Io invece ce l'ho, forse perché sono stato sempre in mezzo alla strada, peggio di così che mi poteva succedere. Io sono stato sempre perché ho fatto l'autista prima, camion di morti, bilico e poi autobus, di conseguenza sono stato sempre tra la gente e l'ho vista le volte del lunedì. Io l'ho detto, lo ripeto per la terza volta, l'unica cosa positiva che c'è a Falconara è la pattuglia dei carabinieri che passano, la vedo anche di notte, guarda caso non vedo altra autorità in giro, sì, qualche volta. Dico la verità, negli ultimi tempi ho visto i vigili, però sporadicamente. Consigliere, e poi chiudiamo. Io ho detto quello che pensavo, tu te la fai discorsi vivi. Bisogna parlare quello che ci avevo. No, sono consigliere di minoranza per Falconara. Volevo solo fare un paio di considerazioni. La prima è che nel 2017 non è stata fatta alcuna giornata della trasparenza e per quanto riguarda l'ambito, a primavera del 2016, siccome la mattinata era andata un po' troppo alla lunga, la responsabile dell'ambito aveva detto che avrebbe fatto una giornata della trasparenza appositamente che parlasse dell'ambito, poi adesso è in area di pensionamento, però questo non la esonera dalle sue responsabilità e dagli impegni presi, perché comunque si sta parlando per quanto riguarda l'ambito delle persone che hanno bisogno di cure, dei più deboli. Riguardo a questo argomento è importante il discorso, quello del progetto sollievo, perché lì negli anni sono state impiegate dai comuni sempre meno risorse e quindi i servizi sono andati sempre calando e per alcuni mesi alcune attività sono state proprio ferme. Io adesso non sono aggiornata di questi ultimi mesi se determinate attività sono riprese, però lì la carenza si è vista in particolar modo e questo mi sta a cuore, come penso che stia a cuore a tutti, perché appunto si parla delle persone più deboli. Poi per quanto riguarda infine il settore dell'ambiente, si sono dette, e della qualità dell'aria, si sono dette solo due parole, chiaramente questa è la giornata della trasparenza, quindi magari si deve approfondire in altra sede. Però parlare così in 30 secondi delle centraline, una centralina che ha rilevato il PM10 a Falconara Alta, insomma lì magari io mi aspetto, sì, adesso non è questo il momento di entrare nel dettaglio, però magari mi aspetto da un'amministrazione che faccia in 10 anni, che dire, un'assemblea pubblica che parla dell'ambiente a Falconara, almeno questo ce lo doveva. Allora, raccogliamo i suggerimenti e salutiamo i cittadini. Sì. Sì. Ho toccato più volte questo tema del collega Torbolletti, mi dispiace che non ci sia la coordinatrice dell'ambito, ma è un problema anche politico, diciamo. Io porto i dati,
Il progetto Solliero è un progetto che ogni anno la Regione Marche stanzia delle somme per distribuire negli ambiti, tra gli ambiti territoriali sociali, compreso il nostro. Quindi il posto che dice gli anni, presentatevi i vostri progetti, verso febbraio, marzo, esce la delibera. E gli ambiti territoriali sociali si riuniscono con il comitato dei sindaci, di 7 comuni, se volete dire quali sono, Chiaravalle, Falconara, Monte Marciano, Polverigia, Pugliano, Camerata, che non ha mai conosco a memoria. Ci riuniscono e decidono quanto mettere in questo progetto. E partono con una scheda e mandano in regione. Io vedo che questo progetto, fino agli anni 2014 più o meno, era di 87.000 euro. Era un progetto consistente. Parlo della delibera del comitato dei sindaci, la numero 17 del 31 marzo 2014, perché io all'epoca, siccome facevo parte di questa associazione, ero un direttivo, andavo a vedere quello che faceva l'ambito. Quell'anno ci sono state delle irregolarità contabili, che è meglio che non tocco questo tema, perché è un tema abbastanza particolare. Perché? Perché quando alla fine dell'anno poi i comuni devono dichiarare alla Regione che il progetto si è svolto secondo le modalità prestabilite negli impegni che hanno assunto all'inizio dell'anno, qualcosa non quadrava. E io mi auguravo che chiuso quell'anno con queste irregolarità, che insomma comunque saranno state poi mi auguro sistemate nel modo più opportuno con la provincia, poi la regione, perché qui c'erano una serie di enti che controllavano su atti notori, perché non è che possono, io quando stavo alla ragioneria, la pubblica amministrazione, con ogni capitolo di bilancio dovevamo andare in conto con tutte le pezze d'appoggio, qui no, qui si basava su dichiarazioni. Comunque, passato quell'anno un po' strano, noi ci aspettavamo che negli anni successivi, siccome i comuni avevano messo almeno apparentemente qui 87.000 euro, di cui metà la regione, metà i comuni, perché attenzione, la regione dice questo, io metto una cifra per ogni anno, però affinché voi mettete altrettanto, perché se voi non mettete altrettanto, io mi dispiace, metto meno, quindi le famiglie qui hanno doppia fregatura, se così vogliamo chiamarla, ecco perché poi i servizi sono stati sospesi, mi dispiace che non c'è l'associazione seriamente, qui purtroppo. Allora io mi chiedo, come mai questo calo repentino di risorse in quell'anno? Da 87.000 euro passiamo a 62. Famiglie di disabili mentali vuol dire che la disabilità mentale è un problema grave che tocca a famiglie che ce ne hanno due, tre. Io faccio volontariato, sono sempre soli con i cani che si girano per la città. Famiglie veramente in condizioni gravi. Allora io mi chiedo, se risparmiamo, se sei comuni risparmiano 1.000 euro, 1.500 quando è la fine e perdono i soldi dalla regione, è giusto che ciò avvenga? È giusto almeno dirlo ai cittadini qui presenti, a quelli che hanno queste famiglie. I nostri comuni dell'ambito spilocciano, scusi il termine, migliaia di euro perdendo i soldi dalla regione. Quindi il progetto da quell'anno, quando ci sono state irregolarità, passa da 87.000 a 62.000, 30.000 euro di meno, di cui 15 hanno messo meno i comuni nell'ASO, perché poi dopo lasciamo perdere il modo come l'ASO vale da questi importi del personale, però 30.000 euro in meno vuol dire servizi in meno per le famiglie che soffrono, e soffrono, sono famiglie che hanno due, non faccio nomi per motivi di privacy, perché ne sono due, persone anziane che hanno due disabili in casa, mentali, e sono adesso disabili anche loro. Prima era lui il padre che accompagnava il figlio in giro nella città, adesso è il figlio che accompagna il padre, perché il padre non cammina più e il padre è terrorizzato, che sarà la mia morte? Allora se tutti questi 32.000 euro fossero stati messi risparmiando magari su altri temi, come loro qualcuno dice di schivare la polizia che forse non servono, qualcuno dice qualche debito che il comune ha contratto con l'università degli studi di ancora qualche anno fa, lasciamo stare questo tema. Qualcuno dice una raccolta differenziale, non sa di mai raggiunto i livelli minimi di raccolta differenziale. La raccolta differenziale, se non si raggiungono i livelli minimi di raccolta, che sono del 65%, ci sono delle maggiorazioni sulla tassa di rifiuto. Ci sono state delle sentenze della Corte dei Conti che hanno condannato sindaci e assessori, perché giustamente quello è un limite che devi rispettare. Se non lo rispetti, la colpa è tua amministrazione, io anche i cittadini devono. Di questo. Allora noi quanto paghiamo per esempio della tassa dei rifiuti di maggiorazione per la mancata raggiungimento della raccolta differenziale? Questo è importante, io ho detto, il dirigente, dopo le sassate, i miei amici, non lo so, sì, il dirigente,
Poi escono fuori da anche scontato, adesso l'ISCAP ha pubblicato i dati che siamo nel 2035, la regione invece ha detto tempo fa, sopra 65. Noi dovremmo essere là con la situazione, con l'acqua, i fiumi, a essere coinvolti quotidianamente, non ci chiama nessuno. Quindi questi temi, ecco che c'è bisogno di parlare facendo una giornata della trasparenza all'anno con la coordinatrice. La coordinatrice che non è venuta, quindi io lo esprimo perché non è corretto. La coordinatrice ha garantito qui la data, l'ha detto la consigliera Lara l'anno scorso, quando c'è stata la fare. Ha detto sì, effettivamente questo è un tema importante dell'anno, io vi garantisco che farò una giornata tutta per l'anno. Sapete quante volte ho scritto io? Ho preso anche lei, ho telefonato, allora quando la facciamo? A novembre, a dicembre, adesso con le notizie, vado in pensione, io vi saluto cari amici miei, questo non è corretto. Lei come diceva se uno non attua la carta di servizio, ci sono le disposizioni delle sanzioni? Ci sono delle sanzioni, allora, dall'artificiale del 94. Dico, perché non vengano attuate? Ho scritto, allora, io ho il capitolo aperto, perché non vengano attuate? Io ho scritto al comune di Ancona, all'Asi Marche, e ho la partita aperta, ho scritto all'ufficio provvedimenti disciplinari, per vediamo come la finisce la partita. Però il problema è uno, c'è una legge specifica sulla carta di legge. Il responsabile deve essere sanzionato, allora, deve essere attivato questa cosa. Procedimenti disciplinari, e poi il buco, se vuoi il buco non si sa chi è. Se io lo faccio, non manca nessuno, hanno violato le norme. Applicate, se lo ritenete opportuno, le sanzioni. Io ho fatto con il comune d'Ancona, aspetto una risposta. L'ho fatto con la sua banca. Ringrazio il dottor Amici dell'intervento e chiudiamo la serata. Naturalmente noi abbiamo tutti ascoltato le vostre segnalazioni. A queste daremo una risposta, tanto vi conosciamo, insomma, per cui un attimo ci confronteremo tra di noi, adesso anche perché qui questa sera non siamo in condizione, noi non siamo in condizione di rispondere su argomenti che avete sollevato. E praticamente per quanto riguarda i rifiuti sono state le stesse che ho detto, non avevamo il tempo, perché non avremmo finito, avremmo fatto la fine della giornata dell'anno scorso che è rimasta la metà. Ecco. E praticamente sono state le stesse che ho detto alla Cadiani, guardi la slide sui rifiuti, non la proietti, perché quella va spiegata, va veramente infatti no, non aspettiamo 2 anni, questa di quest'anno è scorsa, l'avremmo dovuta fare a novembre-dicembre, è uno scorsa, diciamo, è stata anche una responsabilità mia, perché mi dovevo siamo a gennaio scorsa, anche perché mi dovevo rendere conto Non è procurato lì. Il cittadino ha diritto di sapere o no quanto paga di sovrattassa per il mancato raggiungimento dei limiti stabiliti dalla legge. Sì, sì, ma quella è un'informazione che siamo in condizione di darvi velocemente, non è un problema. Allora, adesso noi vi salutiamo. Chiudiamo la serata. Ho detto che vi manderemo la risposta di questa cosa qui, perché questa è facile. Sì. Il piano di evoluzione deve essere integrato con il non si comporta.